chi mi conosce sa che io sono estremamente religioso. Sono una persona che devoto in maniera pazzesca a San Pio. E come spiegare l'immagine della Madonna sulle nostre magliette? Ho parlato con mia figlia, mi sono consultato e ho detto: ma qual è uno dei simboli più importanti ad Arezzo? Poi Don Alvaro mi ha illuminato, perché mi ha raccontato tutto quello del discorso legato alla Madonna del Conforto, e ho detto: beh, allora credo che sia giusto che sulla nostra prima maglia mettiamo l'immagine della Madonna del Conforto. Se ero ateo, probabilmente c'era la foto di Maradona sulla maglia, essendo tifoso del Napoli, quindi è una scelta di vita, e spero che tutti la vedano in questo modo, tutto là. E poi è bella, 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 quando le cose sono belle bisogna apprezzarle anche per il gusto della bellezza, anche se uno non è religioso, deve apprezzare per il gusto della bellezza delle maglie. Il presidente dell'Arezzo Guglielmo Manzo risponde così a tutti coloro che in questi giorni hanno criticato la scelta di apporre l'immagine della Madonna del Conforto sulla prima maglia della squadra. Critiche più che altro legate all'aspetto un po' ridondante dell'immagine sacra. Basta spiegare le cose, io ho sempre detto, quando l'ho spiegato al Vescovo ci sono voluti 3 secondi, ha detto ok, va bene, ovviamente poi ognuno di noi ha modo di vedere e interpretare le situazioni. Però Memoria d'Uomo è la prima società che inserisce? Che io sappia sì, però non ne sono certo. Sicuramente in Italia è la prima, se non in Europa. Okay, quindi siamo orgogliosi anche di questo, ma soprattutto siamo orgogliosi di come sta reagendo la città. Io sono 10 giorni che sono qui ad Arezzo e giro passeggiate, cose varie, e non ho avuto un commento negativo da parte dei nostri tifosi, che è la cosa che mi interessa più di tutti. Archiviato l'elemento maglie, ora si pensa al campionato. In molti attendono gli ultimi colpi di mercato di cui l'Arezzo ha bisogno. Assolutamente sì, abbiamo il direttore che sta lavorando su questo. Come ripeto, noi stiamo costruendo una squadra, come tutte le società sportive, a meno credo, con il giusto metodo di valutazione. Non possiamo e non ci permetteremo mai di fare dei colpi dove poi l'anno dopo stiamo a raccattare i soldi per poter fare la stagione. Questo ad Arezzo, finché ci sarò io qui, non succederà mai. Si faranno le cose con i soldi che hai in tasca. E a settembre forse la presentazione ufficiale del progetto per il nuovo stadio. Progetto stadio, ha detto, chiederemo un incontro al sindaco e poi protocolliamo, o forse il contrario. Ora, io ho detto così, però presumibilmente la mattina protocolleremo e poi faremo l'incontro e la conferenza stampa, perché credo che sia anche corretto fare in questo modo. Era però per dire, un progetto così importante, che presumo diventerà il progetto più importante per i prossimi anni ad Arezzo di costruzione, è giusto che gli venga dato la giusta, come si dice, valenza. Okay? Quindi voglio concordarlo bene sia col sindaco che con l'assessore e poi presenteremo il tutto. Oggi ad Arezzo si sente a casa? Ma io veramente mi sono sempre sentito a casa. Quando l'abbiamo comprata abbiamo avuto un po' più di difficoltà, ci sono stati un po' più di problemi, c'è stato qualche litigio, ma c'è stato anche tanto affetto che c'è stato dato. Sicuramente oggi meglio, più sereno e soprattutto più consapevole di dove siamo, perché quando arrivi in una città, anche se la conosci, anche se l'hai vissuta da turista o da militare come me, non la capisci bene finché non ci vivi. Ora io sono 10 giorni su Arezzo, io sto facendo le mie vacanze ufficialmente ad Arezzo, che non sono vacanze perché tecnicamente Nello mi ha stoccherizzato tutti i 10 giorni, ci siamo abbandonati un attimo e non solo lui, però vivendo la città ti rendi conto sempre di più quanto ci sto bene, quindi non escludo che un domani, se le cose vanno come dico io, ci potremo trasferire un pochino ad Arezzo.